Rispetto a quello che fino ad ora aveva prodotto Alfadini, che continua ad essere comunque terra di conquista, il Giuliano va un passo decisivo in avanti lo compie. Arrivano i primi gol interni, due, ma si materializza una sconfitta, la sesta in sette apparizioni casalinghe, che certifica il momento difficile e complicato della squadra, ora affidata alle cure di Bitetto. Ad incassare l'intera posta in palio è Castelfidardo, complesso giovane ma che mostra il giusto grado di cinismo. Lo stesso non può dirsi per il Giulianova, sì rimaneggiato, sì ancora in fase di costruzione, ma che nel corso della prima frazione avrebbe meritato ben altro dividendo. E invece sono gli ospiti a chiudere il primo tempo in vantaggio. Eppure dopo un buon approccio degli ospiti, dopo 50 secondi Calzetta deve arrangiarsi come può sulla stoccata di Braconi e la formazione di Bitetto a farsi preferire. Il 3-5-2 giallorosso fa dell'aggressività un fattore importante. La produzione offensiva giuliese si apre al 12°. De Cerchio nel corridoio mette Paudicio a tu per tu con David, che salva di piede. La partita è comunque gradevole sul piano del ritmo e i giallorossi progressivamente prendono campo. Alla mezz'ora angolo di Battilana, Caso, schierato come centrale di difesa, non riesce ad impattare la sfera. Ancora Giulianova al 34°, Paudicio allarga per De Cerchio, il destro a giro e largo di un nulla. Un minuto più tardi il match si anima con il contatto in area tra Selin Padovani e Puca. Il 9 di casa va giù, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Il ritmo della squadra di Bitetto porta in dote un'altra opportunità con Paudice, che però è troppo lezioso e impreciso nella conclusione ravvicinata. Prima della pausa, quasi a sorpresa, gli uomini di Lauro trovano il vantaggio con il tocco sotto misura di Giampaolo. Al rientro in campo il percorso giallorosso si complica ulteriormente. Caso, in fase di chiusura, si fa soffiare la sfera. Per Pepai assiste il lontano Giampaolo, l'ex di turno, mette dentro senza problemi. Partita finita? Non proprio. Il Giulianova prova con le armi del carattere a rientrare in partita e lo fa al 19° con Paudice, che si guadagna il rigore prima e lo trasforma con freddezza poi. L'illusione dura poco, perché 5 minuti più tardi, sempre su azione d'angolo, Puca mette dentro. Il gol sembra far scendere quasi i titoli di coda sul match perché gli uomini di Bitetto accusano il colpo. Il Castelfidardo mette i brividi con un paio di ripartenze in campo aperto. Poi prima del gong D'Antonio trova lo spiraglio per la conclusione vincente che accorcia le distanze. Ma ormai non c'è più tempo e per il Giulianova la strada resta decisamente molto irta. Partita molto combattuta, lo sapevamo, il campo non era tanto praticabile, più si allungava la partita più era complicato giocare. Siamo partiti un po' meglio noi all'inizio, che abbiamo avuto subito una palla gol. Dopo il Giulianova ha preso campo ed era molto più bravo e più aggressivo di noi e ha avuto l'occasione per andare in vantaggio. Ne ha avute penso due, almeno due abbastanza nitide. È stato bravo il nostro portiere e dopo sul finale di tempo siamo stati bravi a sfruttare una palla inattiva. È il primo gol che facciamo finalmente su palla inattiva, ci lavoriamo e oggi è arrivato. Secondo tempo secondo me siamo partiti molto forte, siamo rientrati bene e siamo stati più aggressivi noi di loro. E quindi automaticamente poi abbiamo trovato il gol, siamo stati molto più alti, abbiamo rischiato praticamente niente. Il gol ce lo siamo fatti da noi anche oggi. E la partita secondo me era abbastanza in gestione, il secondo tempo. Però ci sta, è un risultato che per noi è importante, perché poi non so quante partite stiamo giocando e quante dobbiamo ancora giocare. Stiamo giocando ogni 3 giorni in continuazione, i ragazzi erano stanchi e quindi era importante ripartire il secondo tempo forte per cercare appunto di allargare il vantaggio, diciamo, numerico dei gol con loro, perché altrimenti alla lunga avremmo potuto avere dei problemi dal punto di vista fisico. Però l'abbiamo tenuto bene il campo per tutta la partita, quindi sono contento.